L'hai messa? Hai sbagliato. E io devo tenere l'occhio chiuso perché se lo apro dopo si va a fare tutta la sfumatura del... Devi togliere tutto. Che schifo, ma dai, ma sei seria? Ciao ragazzi, siamo qui a provare una cosa che almeno una volta in ogni relazione che io abbia avuto, la mia ex o la mia ragazza mi ha sempre truccato. E oggi siamo qui appunto con la mia ragazza che anche lei mi vuole truccare, ma questa volta ci saranno delle telecamere a riprenderci. Perché così almeno lo carico su YouTube, si condivide, siamo un po' più stretti, siamo un po' più intimi, ora ricordo la parola. Siamo un po' più intimi, ragazzi, ok? E naturalmente, visto che diciamo che non voglio fare le pratiche e tutto il resto, la nostra ospite di oggi sarà censurata, grazie alla mascherina. Grazie mascherina. Ok, possiamo incominciare. Il primo step per quello che andremo a fare oggi, ovvero truccarsi. Il trucco è rimuovere i peli, la barba, diciamo, tutte queste cose. Poi vabbè, c'è gente che con la colla si riempie, si fa, si fa tutta una roba. Noi no, oggi siamo proprio belli tosti. Quindi andiamo a truccare. Ci andiamo a tagliarci la barba e torniamo subito. Ok, barba fatta, postazione sistemata e ora si procede al trucco. Proceda. C'è notte, Sara. Vai. Mi stai aggiustando le borse? Guarda che mi sono costate. Guarda che sono di goyard. Mi sono costato un casino. Guarda che sono tutte personalizzate e fatte su me. Le piccole borse di goyard. Amore, ma... Sei bravo da truccare? Sì, no? È probabile. È probabile. Ah, mi sento tutto quanto strano. Ah, Fonsi. Non posso fare riconoscerla. Cioè, riconoscono la canzone, però non posso farla uguale perché sennò mi danno il copyright. Amore, se mi consumi tutte quelle correttore. Ok, procedi, faccio il serio. Oh mio Dio! Ok, va bene, ultima volta. Pietà. Ok, procedi. Una mattina mi svegliai un prato di girasole e quei capelli tra raggi di sole. Non mi sento più un occhio. Oh, l'ombretto mio, portami via. Aggiungi un po' di blu, che è il mio colore preferito. Se ne indossi anche tu. Se vi è piaciuta questa canzone, restate sintonizzati per un'altra canzone qui con Radio Keros. Ok. Questo è fard o illuminante? Che cos'è? È cipria. Sei sicura? Sì. Ho paura, non me ne intendo io, raga. È già bello che so che cos'è un trucco. Una matita, un eyeliner. Una matita per occhi, signor. Ah! L'hai sentito? L'avete sentito? Ok, la sette. Amore, aiutami, sento insicuro, perché ho paura di aprire l'occhio mentre stai facendo tipo la serie. Non so se stai facendo la serie o se stai per tipo appoggiare il pennello. Quindi, io, ecco, in questo momento, io non so perché certe volte ti interrompi e dico ok, sta facendo la serie, sta facendo la serie. E quindi, niente, rischi di ritrovare il pennello nell'occhio.
Certo. Sì, ma guarda che io l'ho detto, Francesca, ma lei non mi ha mica ascoltato, cioè. Nel senso, io ho detto, ma perché stai ancora con quella lì? C'è tesoro, ma cosa ti stai di me? È lo spray fissante. Sì, bravo. Perché non lo compro mai. Ok. Seconda volta, ero in centro. Ho visto una ragazza tutta stratoccata, pesante. Ha fatto tipo... Ha starnutito, gli è tipo imbalzato via il trucco per un secondo. Tutti quanti erano tipo lì. Vedi che il trucco è... E lei... Se l'è rimesso così all'istante. Wow. Voi donne avete dei superpoteri veramente... miracolosi. Che cos'è? È per l'occhio? Per l'ombretto tipo? No, guarda. Oh, io non tocco i trucchi da una vita. Per me questo potrebbe essere anche lucida labbra. Proprio liquidissimo, vedo. No, aspetta, ho sempre sognato di toccare uno di questi. Wow, non sapevo che avesse questa consistenza. Comunque, ho visto su YouTube, perché devo fare una nuova serie su YouTube. No, non su YouTube, su Instagram. Una compilation. E c'è questa ragazza qua che c'ha tipo il pennellone gigantesco, tipo spazzola, che si metteva il trucco qua e dopo se lo passava così, era una cosa stra... Amore, sembra Shrek! Ah, ma non mi hai ancora truccato! No, ok, vai, procedi. Dai! Che ansia! Allora, mi cazzo. L'occhio l'ho già fatto. Visto che c'è chiuso, basta che apro e un occhilino al reverse, al contrario. Guardate i miei capelli, le che fanno wii e dopo qua fanno wah, wii wah. Già mi sento una donna diversa. Guarda, mi stai facendo la parte bianca dell'internocchio. Che poi questo video sarà lunghissimo perché parlo un casino, però almeno la gente si intrattiene. Mi vedo un po' tutti i passaggi. Adesso vedo di parlare solamente nei punti chiave, quindi un po' per volta in ogni passaggio, dopo il resto del passaggio si taglia. Almeno si fa vedere tipo ho fatto questo step, questo e quell'altro. E buono, è il resto di danni. Amore, mi stai facendo il trucco normale? Sì. Perché guarda che lo facciamo anche il trucco pesante, però lo facciamo dopo. Con un altro video. Cioè no, l'altra volta ero in gioco con il mio ragazzo. A un certo punto passa sta bionda. Io la guardo tipo oh, oh. Un culo, oh, oh. Io ero tipo oh, ha detto quella parola a un'altra, mi tradisce. Che poi io, il mio pubblico è tipo, il mio pubblico attivo è 100% femminile, il mio pubblico non attivo è tipo in generale, tipo da quando ho aperto YouTube eccetera, è tipo 70% circa, più 70-80 femminile, e il resto tipo 20-30 maschile. Nonostante io faccia gameplay e intrattenimento generale, ho fatto solamente un video su una piastra e da lì ho avuto tipo un pubblico femminile a Google. Quindi se tratto tematiche femminili, seguendo le mie analytics, posso andare incontro, diciamo, a più pubblico perché si espande di più. Cazzo sì. E questo è un contenuto femminile. Oh, sono un genio. Posso toccarmi la fronte e fare tipo PAM! E dire sono un genio. Oppure mi si toglie tutto. Eh? Non ti tocca la fronte. Eh? Non te l'ho truccata la fronte. Ah, ok. Sono un genio. Sono un genio!
Quella è l'eyeliner? Sì, devi stare. Aiuto, aiuto! Questo, raga, è massima precisione, ho paura. Oh, stracazzo paura. Mi fai anche i cuoricini come fai. No. No, non farmi. Forse sì. Dopo vediamo. Aiuto, aiuto, aiuto. Questo momento, raga, è difficilissimo. Perché è questione di dettagli. Quindi cercherò di parlare di meno, muovermi di meno. Se no sono fregato. L'hai messa? Ho sbagliato. Hai sbagliato? E io devo tenere l'occhio chiuso, perché se lo apro dopo si va a fare tutta la sfumatura. Devi togliere tutto. Che schifo, ma dai, ma sei seria? Ma l'hai fatta stramare, ma... Lo sto... Ti muovi. Come fai a toglierla adesso? Come fai a toglierla adesso? Non mi posso. Eh? Aiuto. Posso aprire l'occhio oppure rischio di... Non puoi aprirlo. Sono quello lì che ha fatto il mega danno su YouTube. Sono... James Charles. Ma sembra seriamente una femmina io. Che infame. Ha un buon profumo però. Dai. All'aloe? No. Cosa che? Struccanti con bisabololo. È un po' di bisabololo. No, raga, ed estratto di vite rossa. Bisabololo, non sto mentendo, raga, è veramente bisabololo. Che cazzo è bisabololo? Non è Alex qui. Devo comprare gli input e mettere le casse in giro per la casa e fare Alexa, che cos'è il bisabololo? Dopo glielo andiamo a chiedere, raga. Oppure lo chiediamo al punto informazione, perché noi della RDQT abbiamo un punto informazione. Aspetta, quindi devi rifare tutto l'occhio adesso? Ah. Amore, non puoi usare un pennello più grosso? No. Che si fa prima? No. Cioè noi stiamo seriamente a rifare questa cosa qua, se non è perché ti sbagliato. Beh, raga, ci vediamo subito dopo alla matita, dai, perché non dire che vi faccio rivedere tutto quanto. A dopo. È arrivato il tempo della matita, signore e signore. Ok, è arrivato il tempo della matita, quindi ora devo stare zitto, perché sennò si ricomincia da capo. Procediamo. Oh, accurata, eh. Io starò più fermo possibile. Bravo, ti sei staccato in te. Ah! Ho rovinato il trucco. Aiuto. Mi sei staccato in te. Aiuto. Ok. Non mi dire che dobbiamo ricominciare. Ma perché la matita? Non possiamo mettere quella pastellosa? Eh? Io ce l'ho la matita pastellosa, se vuoi. Il mio cervello è tipo, apri l'occhio io! No! Aprilo! No! Sto cagando addosso, amore. Dalla paura mi sto cagando addosso. Perché se apro gli occhi adesso sono fottuto, vero? Sì. Non potevo fare un'anestesia totale e mi truccavi da addormentato. Ma se tiro indietro la testa, apro gli occhi, così almeno tipo rimango un po' socchiuso e io ti guardo, va bene comunque. No. Ok. Posso aprire completamente? Eh? È un ottimo lavoro! No, qua c'è tipo la curvetta, fa la curvetta. Qua invece va dritto, però comunque ci sta. Mi piace, no, sì. La differenza è tipo ultra accurata. Sì, tu non la puoi notare, però io vedo un casino le differenze. Non so se voi le vedete,
Mascara. Quello del... Dimmi cosa devo fare prima, dimmi cosa devo fare. Devo aver aperto l'occhio. Devo guardare dove però? Me. Ok. Vai, cretina. Fatti sotto. Dai, scema di merda. Vai. Fatti sotto. Pensi che io abbia paura? Sai che questi occhi hanno visto di tutto di più, eh? I miei occhi non hanno paura di te. Sei tu ad aver paura dei miei occhi. Ok, vai, vai. Sì, fatti sotto. Amore, mi hai macchiato? No. Mi hai macchiato sopra, sì, io lo sento. Ah no. Spadabuffete. Guarda su. Quanto ti è costato questa mascara? Tanto. Quindi se ti faccio piangere te lo devo ricomprare ogni volta. Cos'è? Sprite. Cos'è? Che cazzo è? Non è un lucido labbra, che è un burro cacao. Bravo. La Sprite. Che figata, lo voglio anch'io il burro cacao alla Sprite. Sa di Sprite! Con l'aggiunta di limone, perché non tutte le Sprite sanno anche di limone. Se non sono, sai, devi aggiungere per forza tu limone. Limone o lime, dipende dalle preferenze. Manca questo lato. Finito? Io in teoria adesso sono pronto per partecipare a qualche drag queen race. Quelle cose. Vado a partecipare ai concorsi di bellezza. Vado a partecipare ai concorsi di bellezza delle drag queen. Però non sono mica male. Un po' di contouring forse. E niente raga, spero che questo video... Facciamo il personaggio. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo nella prossima puntata. Baci.